la macchina della verità oggi è stata fatta anche a Mara Venghiero, a Domenica Ina, che dopo la fa vedere. Questa è una notizia shock, amici di Twitter e amici telespettatori. Siamo pronti? Siamo pronti. Posso fare la domanda? L'importante è che la signora sia immobile. Ah, immobile, mi dica quando posso partire per la prima domanda. Una domanda che oggi la Rivière non capiva veramente. Possiamo. Allora, Maria Teresa, sei nata a Torino? Risposta vera. Cablare la macchina, diciamo. Maria Teresa, tu hai due figli? Sì, ho due figli. Guarda solo sì o no. No, ok. Però diciamo che considero un po' figlio mio, anche mamma perché è figlio di Roberto, però diciamo miei naturali che ho fatto due. L'avrete tutta perché devi dire solo o sì o no. Commentare. Allora, Maria Teresa, hai due figli? Sì. Risposta vera. E quindi la macchina, diciamo che è attestata. Andiamo. Sì. Alain Delon ti volle al suo fianco a cena? Sì. Risposta vera. Alba Marietti, a cena, si sedette al fianco di Delon, posto in cui avresti dovuto sederti tu. Non lo so, perché come faccio a saperlo? Quando io sono poi arrivata, il tavolo si stava riempendo, Alba si è seduta, e quindi io non lo so. Poi però ho mangiato in un altro tavolo, ma poi finita la cena Delon l'ho portato via. Quindi come te lo posso dire che non lo so? E non lo so. Possiamo commentarla, una risposta o sì o no. Allora, ti rifaccio la domanda. Alba Parietti a cena si sedette al fianco di Delon. Sì. Posto in cui avresti dovuto sederti tu? Sì, era quello che pensavo. No, non riesco a decifrare questa risposta. Devi dire solamente se sì o no. Allora devo dire no, scusate, perché posta così non riesco. Sì, ma me la dico no, perché è la verità. Alba Parietti a cena, si sedette al fianco di Delon. Sì. Il posto in cui avresti dovuto sederti tu? No. Risposta vera. Una notte, Alain Delon ti chiese di bere un drink con lui e tu accettassi. La risposta è vera. Tu e il principe Alberto avete ballato insieme? Sì. Risposta vera. Tu e il principe Alberto vi siete baciati? Sì. Un bacio a stampo, cosa vuol che sia, però per quegli anni, nel 95, era tanta roba. Dobbiamo rifare la domanda. Vabbè, scusate. Maria Teresa, tu e il principe Alberto vi siete baciati? Sì. È falso. Maria Teresa, tu e Pacini vi siete visti più di una sera? Sì. Vero, risposta vera. Maria Teresa, fra te e Baccini c'è stata più di un'amicizia? No. Ho falso. Sei colpo di scena.
Vuoi che ti rifaccia la domanda o sapevi che sarebbe stato falso? Andiamo avanti. Hai mai tradito il tuo ex marito per l'auguria? No. Ho un falso. Scusi, ma cosa ti può... Cioè, adesso, siamo seri. Io mi siamo seri. Nel senso buono, nel senso che cosa legge la macchina? Nel senso che io sicuramente mi sono messa con Roberto prima del divorzio, ma perché non avevamo ancora fatto le carte. Cioè, quindi è possibile che allora la mia risposta sia quella. Io ho conosciuto Roberto, dopodiché non stavo con Goria già da, con Amedeo, credo, da almeno 7-8 anni, però non c'era mai stata la necessità di fare né la separazione né il divorzio. L'ho fatto in seguito, perché finché non ho trovato un'altra persona, un altro amore, non aveva neanche significato fare tutte le carte, secondo me. Quindi se devo rispondere sì, rispondo sì. Se... Che c'entra? Non hai tradito andando dopo 6-7 anni? Tradimento è un'altra cosa. Ah. Ti faccio la domanda. Sì, sì. Allora, Maria Teresa, tu hai mai tradito il tuo ex marito Maria Goria? No. Quando ci eravamo già distanziati, no, il tradimento se uno tradisce è segreto. Io credo a te che non ho la macchina, il tradimento non è che è il... Ma se avessi tradito, io avrei detto, non me la facevo pagare, no? Dopo tutti quei che ho fatto, non aspettavo altro che una bella situazione, non trovo mai nessuno di... per arrivare appunto la ragazza di tuo ex marito.